Cosa avete fatto come EMPAN nel periodo della pandemia per sostenere medici ed odontoiatri che hanno subito la crisi? Beh, chiaramente noi, la Fondazione EMPAM è una fondazione, che ha lo scopo, di tutelare un altro diritto costituzionale, quindi il diritto alla pensione, all'assistenza. Noi abbiamo cercato di tutelare in un sistema di assistenza al bisogno a coloro che avevano bisogno. Quindi abbiamo, messo una serie di interventi, per tutelare i colleghi che avevano bisogno, oltre ad aver fatto degli interventi, chiamiamoli più di tipo tecnico, ritardare la riscossione dei contributi per non pesare sulle tasche degli iscritti, adottare delle indennità di supporto al lavoro, tipo l'esperienza del 1.000 euro al mese per 3 mesi ai liberi professionisti di nostra iniziativa, o aver anticipato i soldi dell'intervento pubblico dopo aver caldeggiato l'intervento pubblico che inizialmente era non previsto per i liberi professionisti. In più siamo intervenuti appunto definendo indennità di quarantena, indennità per i contagiati e vari tipi di altri interventi, compreso quello che non avremmo mai voluto, di tutelare vuoi le spese funerarie de dei nostri iscritti purtroppo deceduti in ampia misura, e di tutelare con dei benefici previdenziali i familiari superstiti dei colleghi caduti, troppi e purtroppo ancora in crescita.